Ciao a tutti i pezzettini di merda che stanno guardando questo video. Non scherzo. Oggi propongo una loquendata di cazzeggio, un remake di un loquendo storico chiamato Tommy Versetti si dedica al cazzeggio, mi pare di averlo già fatto uno, però dato che purtroppo ultimamente limiti di età mi stanno spaventando, non ho più fatto loquendo, e ho altre cose da portare in questo canale. Detto questo, facciamo partire il video. Ciao a tutti, sono Tommy Versetti, detto anche Tommaso Vercello, che ti incula con il matterello. Adesso vado un po' a sbudellare gente a caso. Troviamo qualcuno da uccidere. Ecco, questo coglioncello andrà benissimo. Che bello inculare la gente con la motosega ikikikikikikiki. Che bello correre con la motosega gagagagagaga. Aiuto, un pazzo c'è tenta di ammazzarmi con la motosega, polizia. Ehi, avete sentito anche voi? Ho sentito una voce familiare, era tipo in stile Orazio il pazzo che ti scopa con il suo cazzo come si chiama, vabbè, cazzo la polizia. Andatevene a morire ammazzati, lasciatemi cazzeggiare in santa pace con la motosega Luri di Sbirri Sanvaesiani, che devo girare il secondo remake loquendistico di Tommy Versetti si dedica al cazzeggio, in poche parole, un ritorno al 2012 che. Sono un elicottero di merda e adesso morirai, porca puttana, per la madonna madonnissima. Prendete subito quel figlio di bottanazza. A quanto pare, caro Tommy Versetti, ci incontriamo ancora e... Com'è stata l'ultima ergastolazione che ti ho inflitto nel primo remake di Tommy Versetti si dedica al cazzeggio? Non ti preoccupare, che di ergastoline riceverai una bella infinità. Tra poco ti ficcheremo tutti gli ergastoli in culo. Ma malati, invece di andare a fare il casino per Vice City, io ti darei il coronavirus e ti metterei in quarantena. Madonna, ma voi due omini dovete sempre grattugiarmi i miei testicoli, sia quello destro che quello sinistro in ogni video loquendo. Se vi trovo farete la fine di quel civile spappolato con la motosega. E non vi conviene mettervi contro il grande Tommy Versetti detto anche Tommaso Vercello che ti incula con il gran pisello. Che vergogna! Dici che ti grattugio il testicolo, sia destro che il sinistro, ti darei l'ergastolo. Forza unità ergastolante! Ergastolatelo! Adesso ti ficchiamo tutti i proiettili su per il buco del culo, caro Tommy Versetti delle mie palle! L'elicottero tettacoli è tornato e ha il cazzo in fiamme, xdddddddd. Sì certo, come no, mentre tu stai fermo come un coglioncello a mangiare tutte le munizioni del mio M4. Mi sa che tra poco potrai dire ciao al tuo elicotterino. Salutami tanto l'omino dell'ergastolo, quando anche lui ti raggiungerà all'inferno. Ma bravo Tommy Versetti, hai abbattuto il mio collega ergastolante. Sappi che ora la mia vendetta ergastolante si fa ancora più tremenda. Ti ergastolo dalla Cina con furore. No, ma sti cazzi, la Cina non c'entra. Comunque preparati a essere ergastolato senza pietà. Ma sti cazzi, ora me la svigno perché con 5 stelle come il fottutissimo gelato della San Montana avrò le fiaie alle calcagna. Non voglio essere sadomizzato da loro, quindi vado a cercare le bustarelle della pulla e vi mando a fanculo. Ma porca puttana, che mi avete preso per una pallina da flipper? Spero che trovo presto un paio di bustarelline, non voglio trovarmi presto in cella a fare il gioco della saponetta. Porca di quella puttanazza! A tutte le strafottutissime unità, il sospetto sta tentando di scappare, prendetelo, vivo o morto. E appena lo ammanettate, lo potete incularlo a luci spente. Maledetto mino degli ergastoli, me l'hai guffata, questa me la paghi fino all'ultimo fottutissimo centesimo, te lo assicuro. Non mi prenderete mai sfigati. Me ne sbatto delle vostre pallottole. Citazione Tony Montana alla random, perché fa troppo figo. Ikikikikiki. Muaa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 a
Ergastolatelo! Ma ammalati, invece di prendere le bustarelline della pula, io ti darei il coronavirus e ti metto in quarantena. Attento che se prendi le bustarelline sono per il Covid. Ma se sei fortunato, puoi trovare la bustarellina vaccinante, ma non ci sperare, un giorno governo il mondo e vaccinarvi sarà tutto inutile, vi ficco il Covid in culo.
Sfigati, sto elicottero della minchia che continua a ronzarmi dall'inizio del video mi ha scassato la minchia, e tuo omino del coronavirus, voglio sapere perché nonostante sei l'omino creato da Xalcas rompi anche a Godiloquendo ed eccetto Capon. Beh, sti cazzi, il video giunge al termine. Scusate se ultimamente sono stato assente con Loquendo, purtroppo i limiti di età mi stanno succando sia la palla destra e quella sinistra. Però visto che voglio fare altri remake loquendistici dei video Loquendo storici consigliatemene uno. Dato che in questo canale porto anche altri contenuti, spero che sarete pazienti, è dura per un loquendista portare avanti Loquendo nonostante limiti di età che stanno scassando un po' a tutti i loquendisti, ma nonostante questo cerco di andare avanti e fare video con tutta la passione che ci metto. Detto questo, un saluto dal vostro Tommy Vercetti e dal vostro Capone.